Buongiorno mister, Buongiorno. propongo la domanda su Gianni Motta che le avevo fatto prima della giornata perché ha portato anche fortuna. Si riparte sulla vena realizzativa ritrovata di Gianni Motta e incontrate il Pordenone a un punto in classifica. Il pareggio beffa con la Pordenone insegna a tenere alta la concentrazione fino all'ultimo minuto in questi termini? Al 100%. Su Gianni Motta dico che il ragazzo per me è fortunatamente sono 2 su 2. In una zona centrale, un gol straordinario con la Ternana da fuori, perché ha anche nelle corde questa capacità balistica. Aggiungo anche che il gol a Pisa è stato frutto di un centro avanti navigato, le 2 o 3 occasioni li fa con un movimento a tirarsi fuori per attaccare la linea e non è un caso che è arrivato davanti alla porta 2 o 3 volte. Ricordo anche un'azione sulla sinistra che mette palla a Gittier, che Gittier è proprio davanti alla porta, sbagliamo il passaggio, però i suoi movimenti sono da punta centrale, può giocare sotto, può giocare sopra. Con Ciurria ha chiaramente richieste diverse, però si possono alternare. Con Gittier probabilmente gioca un pochino più di raccordo. L'unica cosa che gli posso chiedere, e aggiungo a quello che ha appena detto lei, che deve imparare a giocare semplici quando è girato di schiena e a giocare a tempo giusto, perché altrimenti la palla arriva a lui, ma noi dobbiamo poi fare la fase transitoria per andare a recuperare la palla. Mentre invece per quanto riguarda il Pordenone con un punto in classifica assolutamente non bisogna fare l'errore. No, assolutamente, assolutamente. È vero che noi dobbiamo guardare a noi stessi e a vedere quello che possiamo fare in più, che non è nient'altro che rispondere a questa domanda, cioè avere quella incisività. Io mi firmerei per fare la stessa partita con la Ternana, però manca, non è l'errore tecnico, manca un'incisività caratteriale che poco fa ho detto, abbiamo avuto. E ho la sensazione che si è accesa quella lampadina, quell'interruttore che fa scattare di avere qualcosa in più nell'incisività di fare le cose.